fantastica, una chiusura per me a Castelfranco veramente bella. Ci mancherai un sacco, io ho anticipato prima, mentre c'erano i saluti, appunto del fatto che non sarei presente ai 6 per i impegni già presi precedentemente, ti vedremo comunque in TV, giusto? Sì, sarai comunque lì nel nostro cuore, noi guarderemo. Grazie, anch'io sarò con voi. Beh, è stata un'esperienza fantastica, veramente. Festival Show ti immerge in questa... questo mondo della musica è incredibile, davvero il live così con 20.000 persone, 30.000 persone e l'impatto è molto forte. Tu che poi sei anche cantante, quindi insomma è stato un doppio palco di prova per te, perché in alcuni casi appunto hai anche cantato e ti sei messa un po' nei panni dei colleghi che sono venuti solo per cantare. Eh sì, poi con un'orchestra fantastica, devo dire, è stato un privilegio, non è sempre così facile poter cantare con un'orchestra dal vivo. Senti, cosa ti ricordi con più piacere nel corso di queste tappe che abbiamo vissuto insieme, partendo insomma dalla prima a Treviso, arrivando a questa nona serata insieme, un percorso lunghissimo? Ma guarda, è stato emozionante, ripeto, l'impatto col pubblico, poi conoscere tanti artisti, tanti cantanti, cantautori italiani che stimo e che seguo da sempre. Poi insomma conoscere tutte le persone che fanno parte di questa manifestazione di Festival Show, che sono veramente entrate nel mio cuore e spero di portarmi dietro come amici, insomma veramente è una grande famiglia, sì. Una grande squadra e una grande famiglia, tutto funziona alla perfezione, veramente neanche come uno show televisivo. Mi sta partendo un po' di lacrima, sì. Io sono sono stata un po' drammatica. Sì, mi sento così, scusate, non voglio essere drammatica. No, ma... hai dato poi sto tocco iniziale davvero da Broadway. Ragazzi, io... Quando Serena canta Grammy Grazie. Lo sai, proprio una canzone difficilissima. Lei è bravissima, l'abbiamo sentita cantare tante volte, però così dal vivo, in apertura, a freddo, insomma, pronti via. Grazie. È sempre qualcosa di Poi sei proprio una grande star, tu sorridi, la voce arriva così, non si sa da dove arrivi, cioè è una roba incredibile. Grazie. Una grande star, c'è davvero. Gente che suda, gente che suda, lei esce così bella come il sole, via. Grazie, siete troppo cari. Pensavo uscissi con i bigodini stasera subito. Vero? Mi hai visto arrivare con i bigodini? Sì, beh. Franco, ma com'hai vestito? Come abbi tirato stasera Serena? Mi fa, guarda, allora hai i bigodini. Sì, un po' da star anni 50, bella. No? Queste appunto di Broadway, da Marilyn Monroe. Perfetta, eri proprio a terra. No, invece poi col vento, niente, mi è venuto via così il capello. Senti, è stata un'estate professionalmente e anche personalmente molto importante, no? Sì, un'estate piena di impegni, tra un set cinematografico, appunto Festival Show, altri concerti che ho fatto in giro per l'Italia, insomma intenso, non mi sono mai fermata, sono ritornata a casa dopo 3 mesi, l'altro giorno, dunque è bello casa mia, il mio letto, non mi sembrava avere una zingara, ma sono abituata, mi fa piacere, sono felice. Però posso dire che noi abbiamo notato che tuo marito ti segue con questa premura ed dedizione e amore sconfinato che giustamente, insomma, c'è sempre. Guarda, se non ci fosse stato lui, penso ci saremmo separati dopo 2 anni di matrimonio è così. Perché veramente non ci sono stata mai a casa, quindi essendo un momento fortunato anche professionalmente, non solo in amore, e quindi ho avuto un angelo custode che mi ha accompagnato, mi ha sostenuto. È bello, no, in famiglia condividere anche questi momenti. Ma scusa, quando arrivi a casa ti butti sulla dormeuse e ti mangi un moncherie? Un moncherie, è vero, e poi canto splendido, potente. Sì, più o meno fa così, sì. E anzi chiedo di prendermelo, dico amore scusa, me lo prendi? Esatto. Insomma, è stato bellissimo averti con noi in queste nuove tappe. Io grazie. A nome noi, a nome insomma di tutta la produzione, ti ringraziamo per tutta la gentilezza, per la grande professionalità, voi. Insomma, con cui ci hai accompagnato. Quando ci ricapita, grazie, che una Serena Utieri ci presenta, voglio dire, sì, ragazzi. Poi ci hai sempre presentato, parlo per me e per Franco, con un affetto pazzesco, quindi questo ci ha fatto insomma doppiamente. Ma ve lo meritate perché siete bravissimi. Grazie. Veramente. Stai fare registrando? Radio, non si fa fare radio. Radio è una dei mestieri, uno dei mestieri più difficili, quindi questi signori qui non è che a caso, studiano, quindi... Guarda, dedico un tilombo proprio così col cuoricino a Serena Utieri. Noi speriamo ancora di averla presto con noi. Grazie, con tantissimi auguri per tutti i tuoi progetti che sono ancora tanti, insomma, grazie. Per il prossimo futuro. Grazie anche a voi, bocca al lupo per tutto e a presto. Ti vogliamo bene Serena, grazie! Grazie a tutti voi!
Grazie di cuore a Serena Altieri, a tutti quelli che ci hanno seguito finora, a Luca Zampieri la parte tecnica per la regia mobile, a Rosa Gaetan che nel frattempo da Via delle Mimose è arrivata. Ciao Rosa! E poi a tutti gli artisti che sono stati con noi oggi, a tutta la produzione, ragazzi del palco, a tutti quelli che hanno lavorato. Tutti quanti. Un bacione a tutti voi che ci ascoltate con pazienza. Soprattutto, se non ci foste voi a quest'ora. E al tempo che ci ha veramente graziato, come dicevate prima, stasera è stato una fortuna grande. Grazie a tutti, buonanotte, l'appuntamento grazie, a giovedì. Grazie Franco, grazie Monica. Grazie. Ciao. Ciao.